dice San Paolo, ecco, sopportatevi a vicenda nell'amore. Ma già all'inizio della messa abbiamo chiesto per Antonio e Mattia un cuore libero e una fede ardente. Non so se avete pensato durante la notte cosa significa questo cuore libero, perché vuol dire che il cuore si può legare, attaccare a tante realtà che ci impediscono di vivere una relazione profonda con l'altro, libero da tutto ciò che esige l'uomo, ma per aprirlo prima di tutto per il Signore. E una fede ardente ci aiuta a superare tutte le difficoltà che si incontrano nel proprio cammino. Ricevere la benedizione in chiesa non significa che non ci sono problemi e che non affronterete le tempeste, i venti, i pericoli, le incomprensioni. Ogni persona deve prima di tutto lottare con se stesso e nel proprio cuore, perché la prima scelta che va fatta è accogliere Dio nel proprio cuore, un cuore che è libero soprattutto di accogliere il Signore e di amare ogni persona che Dio gli dà. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I